Siamo tornati incredibilmente, non ci hanno detto smettetela subito, no. No, la Ubisoft ancora... non mi ha chiamato minacciandomi di... No, è andata bene. Ma nemmeno i nostri ascoltatori, cioè no, la gente no. Vuole che continuiamo a parlare di videogiochi. Evidentemente sì, vuole che continuiamo la nostra avventura in Skull & Bones, un'avventura che inizia benissimo con una disfatta totale, un rapido recupero e adesso abbiamo lasciato l'ultima volta che eravamo rimasti in questo piccolo avamposto di sopravvissuti a una battaglia navale ferocissima, sì. Sopravvissuti che stanno cercando di capire come sbarcare il lunario e come salvare la pelle. Allora, diciamo che per pessima. Chi si collega oggi, la trama di Skull & Bones giocata per ora da noi è questa. Un marinaio di Casal Palocco, dopo aver lavorato come corsaro a difesa di una flotta, viene praticamente quasi a naufragare, viene salvato, gli viene dato un quaderno, ma lui non sa leggere perché è un pirata, e dice vabbè, vado a rubare l'oro della flotta, che cioè, sono tutti appunto i relitti, vado lì e trafugo quello che posso. Vediamo come va avanti la trama da qua. Vediamo. Ottimo spunto iniziale. Mi piace il riassunto, dove in poi ti affideremo tutti i riassunti di Skull & Bones. Quindi raggiungiamo il nostro avamposto di sopravvissuti. Ecco qua, tutte brave persone, belle brave. Persone sì, oneste. Specchiate. Sono già ubriachi, sono circa le 8:30 del mattino. Ci guardiamo un po' intorno e cerchiamo di capire dove andare. Ora io, come ti dicevo l'altra volta, mi piace guardarmi un po' in giro, esplorare gli ambienti. Sì. Ecco, questi due stanno litigando. Questi si menano, esatto. Questo sta raccontando di quella volta che ha pescato un pesce grande così. E ecco, giustamente ci avviciniamo al falò e cuciniamo. Qui ero molto curioso di vedere quale cibo potevo cucinare, che non molto in realtà per pesce, ora. Pesce grigliato e squalo grigliato. Mi interessava capire anche il realismo delle cibarie. Questo è elegante, questo signore. Vedi, officer. Sì. Questo è elegante. Lui era evidentemente un ufficiale della nave che dovevamo proteggere. Non è molto contento del nostro operato, visto che quella è la nave che dovevamo proteggere. Ci sta dando un feedback. Diciamo. Ci sta dando, sì, un feedback costruttivo. Diciamo, lavorerei un po' di più sul proteggere, ecco, che dovrebbe essere il core del tuo lavoro. Però, visto che è andata così. Vediamo di recuperare qualcosa dal relitto. È un meeting one to one, ovviamente, come avveniva all'epoca, ti chiamavano risorse umane. Esatto. Beh, però ecco, difendendo qui, perché dicevamo, guarda che sei tu che guidavi la nave, che dovevi... Mi sembra il caso ora di litigare col capo. Sì, vabbè. Assecondiamolo, no? Però comunque possiamo anche dire che non è più il capo di nessuno, visto come sono ridotti i marinai, ecco, non mi sembra molto... Ecco. Questo è interessante, cioè in teoria siamo liberi, è crollato il sistema che ci vedeva impiegati, no? Evidentemente sì, evidentemente è crollato, perché è crollata dopo la nave. Sì. Quindi lui non conta niente con i suoi gradi e la sua... No, non conta molto, però evidentemente è un personaggio autoritario, visto che a parte ubriacarsi, fare a botte... Sì, bene, in effetti. Comunque la gente sembra dargli retta. E poi lui non sembra, anche lui non sembra una persona specchiatissima, visto che ci invita a intraprendere la carriera del pirata, visto che tutto è perduto. Ora levati di mezzo. Abbiamo accettato, ma non abbiamo accettato niente. Cosa dice il gioco? Io non ho accettato nulla, ho passivamente ascoltato un personaggio. Bene. Ah, tra l'altro, parentesi, non aspettatevi da noi commenti come fanno i veri gamer di Twitch. Noi non sappiamo, cioè non è che diciamo... Possiamo usare parole a caso tipo longevità, comparto grafico, ma in realtà non sappiamo niente. Noi sappiamo dei pirati, quindi parliamo sempre. Sì. Ecco, per esempio, adesso andiamo alla ricerca di qualcosa di interessante nel relitto, il che, come dicevamo la volta scorsa, è una cosa molto piratesca, nel senso che molti pirati hanno iniziato la propria carriera proprio andando a saccheggiare i relitti di navi spiaggiate. Cioè, è talmente preciso che sembra davvero preso da noi, perché, a parte ora, non per superbia, però di solito il mondo della pirateria viene raccontato, appunto, sei su una nave enorme, sei su un vascello col capitano,
Invece qua storicamente ti fa proprio partire dalle basi, sì. Meglio di Sid Meier, tra l'altro. Sì, 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 questa nave che noi guidiamo credo si pronunci Dow, ed è una nave medio orientale, una nave, insomma, una barca medio orientale, molto comune lì nel lì del Madagascar, dove è ambientato questo gioco. Il fatto, esatto. Questa è anche una cosa abbastanza realistica, che noi sappiamo che i pirati prima di ecco, magari non c'avevano il GPS, però prima di recuperare i natanti più interessanti e più utili al combattimento, spesso usavano piroghe, barcacce o appunto navi, canoe, barche molto più piccole. Ora qui stiamo andando a recuperare dei materiali con cui potremo andare a forzare. Hai sguainato un sì. pugnale così, va bene. Sì, no, c'è uno c'è uno squalo. Più che questo è lo squalo del film Lo Squalo, cioè proprio lui che sta la stazza. È saltato anche a bordo. Sì, ci ha dato una masticata e poi se n'è andato a infastidire qualcun altro, per fortuna. Ecco, no, ci sta ancora. Ecco, ora se ne va a infastidire qualcun altro, per fortuna, e noi lo lasciamo stare, perché giustamente la stazza quindi non prometteva bene. La missione ora qual è esattamente? Ci hanno dato. Stiamo recuperando dei materiali. Che useremo per costruire qualcosa per entrare nel relitto della nave affondata. Perché questo gioco anche ha tutto un meccanismo di crafting legato agli utensili, ai materiali, e poi tutto un sistema di commercio anche legato a questo, che lo rende anche interessante da un punto di vista gestionale. Molto elaborato. Sì. Da quello che ricordo, che avevo visto dei primordi di Skull and Bones, era un gioco molto più tipo World of Warship, cioè tutte navi pirata che si sparavano a vicenda e basta. Invece ci hanno lavorato sopra degli anni e effettivamente hanno tirato fuori qualcosa di molto più elaborato e complesso. E tra l'altro ci hanno lavorato team di tutto il mondo a sto gioco, cioè i team di Ubisoft di tutto il mondo hanno lavorato a sto gioco, il che lo rende una cosa anche interessante, perché ognuno ha potuto portare probabilmente la propria visione artistica e anche storica forse. E deve uscire ancora? Sì, dovrebbe uscire quest'anno, non so bene quando. Ora, il nostro ex ufficiale sembra contento del fatto che gli abbiamo portato questi materiali. Addirittura ha detto grazie. Ci dà un aumento? No, ci fa. No, ci manda adesso a saccheggiare la nave che in realtà di cui lui era ufficiale. Quindi, insomma, vediamo. Ecco, una doppia morale. Cosa scusi. Una doppia morale. Però ecco, comunque ci insulta. Il che sì, se anche lui si è accasato tra i pirati, possiamo dire così. Cioè, arriviamoci, prima ci ringrazia, poi la prende a ridere e poi ci insulta, però va bene così. Capitano Rassler, è da un po' che lo nominano, ma non so se è già apparso. No, lui è in realtà, lo vedremo in seguito, da quello che ho capito è una specie di Balrige, è un personaggio che guida un vero e proprio avamposto pirata, che offre un porto franco ai pirati del Madagascar. Fantastico, ma sì. Diciamo Libertalia, possiamo dire Libertalia. Possiamo dire Libertalia perché è l'unico avamposto pirata storico in cui non si commerciano schiavi, evidentemente, ma ho come l'impressione che Ubisoft non avrebbe portato il commercio degli schiavi nel mondo del videoludico. Ecco. No, forse non era proprio il gioco ideale. No, non è proprio il periodo storico ideale, forse. Per questo bagno di realismo. E siamo nel relitto, signori. Finalmente entreremo nel relitto. Ecco, salvaging, che significa. Come lo traduci salvaging? Recupero di relitto. Non c'è una parola. Sì. Ci sono dei mini giochi qui quando devi fare delle cose. Ok. E vedi che anche molto scarso anche in questo. C'è anche da sgozzare qualcuno a spadate o è solo navi? Credo sia solo navi, non ho visto duelli per il momento. Però la tranquillità con cui quest'uomo cammina nel relitto. Sì, sì. Un po' di più. Ah, gente morta. È un relitto. Poi no. Ci sono dei cannoni così a buffo, c'era qualcuno qui. Spariamo. Che sparava.
È matto quello. E io e mi sono chiesto, ma a cosa sta sparando? Proviamoci anche noi. Ah, ecco, bene, dopo che gli ho dato del matto. E anche questo, ecco, mi ricorda bravo, molto sì. Monkey Island, cioè da quella scena che sparavi, non ti ricordi? Sempre Monkey Island. Vabbè. Tutti i giochi dei pirati vengono da Monkey Island. Esatto, bravo. Sono tutti figli di quello. Stai facendo esplodere cosa? Non lo so, della roba. Non l'ho capito molto bene, se devo dire la verità. Ah, è forse un modo per insegnarti a sparare. Vedo lo schermo diviso in segmenti. Sì, è molto ballistico come cosa. Qua c'è uno studio dietro sto gioco che è impressionante. Sì, uno studio che io non capisco, quindi a un certo punto mollo il cannone e riparto alla ricerca di qualcosa di più interessante nel relitto. E qui ci avviamo verso la stanza del capitano. C'è una collega, buongiorno. Collega, cosa ha trovato? Attenzione, cioè, abbiamo trovato... un libro. Forse il nostro personaggio non sa leggere, però non no, cioè, infatti continuano a darci libri, ma direi che voglio il cash. Voglio il cash. Talgrix, ciao Talgrix. Vediamo un po'. Qua, un bel po' di... già le maniglie di questa porta, le decorazioni, niente. Attenzione. È il capitano della nave, il capitano che dovevamo proteggere, evidentemente. Non, chi è non che gli ha piantato? Chi è che gli ha piantato in pancia della roba? Ma in realtà quella era la causa più comune di morte in una battaglia navale, cioè i frammenti della nave che si rompevano, no, e si conficcavano, vabbè, in ma vari, che sfortuna. Vari posti. Sì, sì, sì. Sant'Anna, che sta vicina. E direi di concludere con questa scena. Concludiamo sulla morte del capitano. La morte del capitano. Questa missione è iniziata con noi che dovevamo proteggere un carico e non ce l'abbiamo fatta. È continuata andando a cercare il nostro capitano che è morto in malo modo. Sì. Non può che continuare nella migliore dei modi. E anche la puntata 2 si conclude. Lo vedremo nel prossimo episodio. A presto.